Buonasera a tutti, sono Luigi Onoracco, se preferite, benvenuti all'ultima analisi riguardante Final Fantasy Brave Exvius sul banner delle mie abilità risvegliate. Abbiamo visto i 3 e i 2 4 stelle, passiamo alla 5 stelle che torna in questo banner, ovvero Lightning di Final Fantasy XIII. Attaccante fisico seppur elementale, andiamo a vedere un pochino cosa ci porta. 3615 HP per 157 attacco, 145... No, 157 MP, 145 attacco, 126 di difesa, 123 di magia e 120 di spirito. Ottime stats. Abbiamo un buon attacco, seppur non elevatissimo. Ottima difesa, una buona magia e un buono spirito. Un Jack all Trade dovrebbe chiamarsi questo genere di PG. Un PG che ha delle statistiche abbastanza buone. Equilibrata. Non ha resistenze elementali o agli status alterati e può equipaggiare tante cose. Abbiamo pugnali, spade, spadoni, katane, archi, lance e pistole. Tecnicamente avrà il solito equip katana-spadone, in modo da utilizzare le due mastri, quella dell'evento di Dark Ifrit e la TMR di Shizuru, per massimizzare il danno. Come armature può indossare scudi, cappelli, elmi, vestiti, armature leggere, armature pesanti e accessori. A livello a 6 stelle ha 4 di magia bianca, 7 di magia nera e 4 di magia verde. Davvero non male. Passiamo a vedere le numerose abilità che ha questa Lightning. Partiamo con le abilità non magiche. Abbiamo il trio degli strike iniziali, quindi Spark Strike, Flame Strike e Frost Strike. Il primo è un danno 1.5 elettrico a un nemico, gli altri due sono dei danni fuoco e ghiaccio 1.4 a un nemico. Danni elementali abbastanza buoni, ma già vediamo che Lightning è molto portata verso l'elettricità. Dal nome si capiva abbastanza, ma vabbè. Davvero non male, utili per beccare le debolezze avversarie al punto giusto e possono servire. Vi ricordo che sono danni singoli, utilizzabili soprattutto quindi come finisher. Abbiamo poi Area Blast, un danno di 1.8 a tutti i nemici, utile per eliminare le orde o fare danni ad aria se una volta potenziati eventualmente da una ninfilia o da qualsiasi altro PG. Davvero non male. Crushing Blow, 2.7 di danno a un nemico e riduzione della resistenza all'elettricità del 20% per 3 turni. Penso sappiate già quale sia una delle abilità risvegliate, no? Davvero buona, va in combo con Spark Strike e soprattutto andrà in combo con PG che hanno attacchi, finisher o chain elettrici. In questo momento non mi viene in mente molto, però anche Orlando ha un attacco elettrico che potete utilizzare bene. Anche se dovrebbe essere finisher, temo. Quindi, vediamo un pochino. Abbiamo poi Gale Strike, versione vento dei vari strike, 1.4 a un nemico. E poi abbiamo le versioni blitz, elettriche, ghiaccio, fuoco e vento. La versione elettrica ha un 2 per a tutti i nemici di danni fisici tuono, gli altri 3 hanno un 1.9 danni fisici del loro elemento. Davvero, davvero, davvero niente male. Possono essere utili, possono essere molto utili in determinate situazioni, soprattutto per il quantitativo di danno che fanno. Un 2 per d'attacco non è male, con la riduzione dell'elettricità in poi è abbastanza comodo. Le magie non sono un granché, ha solo due magie che non verranno utilizzate tantissimo e sono Tundaga, un 1.8 di danno magico a tutti i nemici e cura, il solito 400 HP per 3 per di SPR di cura a tutti quanti. Poteva essere di meglio. Esistono anche delle materie esclusive per chi all'epoca ha giocato al suo evento, sono abbastanza scarse. L'unica carina è Thunderfall, un danno di 2.1 magico del tuono a tutti i nemici e diminuisce la resistenza all'elettricità dei nemici del 50%, che però adesso, come andremo a vedere quando parleremo del risveglio, diventano inutili. Il suo Limit Burst a 16 cristalli e Army of One, un danno di 4.1 al massimo e 2.9 al minimo di danno fisico a un nemico con una riduzione della difesa dal 30 al 54%. Grosso, davvero davvero grosso. Passiamo quindi alle passive, poche ma molto buone. Abbiamo attacco più 30%, bellissimo, mi piacciono i 30%, mi piacciono tanto. Auto refresh, una recovery di 5 MP a turno, vitale. Light speed, 30% di evasione. Kiyomori. Per chi sa cos'è la Kiyomori penso capirà cosa intendo. Se non lo sapete guardatevi il video su King Mog.
Vedrete che un'arma free to play ottenibile lo scorso evento che aumenta anche del 10% l'evasione. Siamo già al 40%, già lo sento. 30% di possibilità di evadere, di contrattaccare gli attacchi fisici, anche quelli evasi. 20% di HP e poi ragazzi, dual wielding innato. Non serve dargli la materia, abbiamo 4 slot liberi, lei può equipare due armi. Enorme. Buona, buona, buona come cosa. Queste abilità, quindi, come sono? Sono ottime, si vede che è una 5 stelle base. Ma nonostante questo, ragazzi, è stata ulteriormente migliorata con il risveglio. Abbiamo quindi tre abilità che vengono potenziate. Light Speed, ora non solo evaderà i danni fisici, ma potrà evadere anche i magici. A livello più 1 avrete il 10%, a più 2 il 20% di evadere anche i danni magici. Buona, davvero davvero buona. Area Blast, ora fa il 2 per a livello più 1 e 2.2 per a livello più 2 di danno a tutti i nemici. Ottimo potenziamento, davvero, e costa anche davvero poco. Facile e veloce, non vedo davvero molto senso potenziarla perché andrete di riduzioni elementali, risciotterete, però potrebbe essere utile in qualche evento particolare. E poi Crushing Blow, ragazzi, che diventa grossa. Allora, il più 1 diventa un 3.5 danno fisico a un nemico e riduzione della resistenza all'elettricità del 20% per 3 turni. Al più 2 diventa un immondo 3.5% di danno fisico a un nemico e riduzione del 75% di resistenza al tuono. Immondo, ragazzi, davvero buono, ma costosissimo. Costa una marea di materiale e una marea di gil potenziarlo. Quindi fatelo solo se sapete portarlo al massimo. Quindi, se avete un team che si basa sui danni elettrici, avete un bel finisher elettrico, un cenere elettrico come si deve. Da sola potrebbe non valere la pena. In soldoni, quindi, cosa posso dire di Lightning? Lightning è un ottimo PG. Che però, ragazzi, perde molto spazio in confronto alle nuove 5 stelle. Può fare tante cose, le fa bene, può evadere, ha dei boost carini, ma non è ancora abbastanza forte da essere in una top di 5 stelle. Noctis è meglio di lei, anche contando le sue eventuali Awaken. Orlando è meglio di lei di sicuro. Freya è meglio di lei. Ci sono tanti PG meglio di lei. Vediamo infine la sua TMR che purtroppo. Aurora Scarf. Aurora Scarf è un'equip che raddoppia i vostri attacchi normali. Quando fate un attacco normale ne farete due. Ora è cumulabile con dual wield, quindi farete quattro attacchi normali. Ma il fatto che funzioni solo sui attacchi normali la rende molto situazionale. Ci sono eventi in cui è utile, ci sono eventi anche trial in cui è utile. Il trial del Tueted Dragon, se non sbaglio, è molto forte in quel trial perché prendi fare 4 attacchi e quello è un boss che se non viene nuccato è da eliminare solo con gli attacchi normali. Quindi non è affatto male, ma lascia anche qua il tempo che trova. Poteva essere molto meglio. Vale la pena pullare su Lightning quando la vedete in rate up? Attualmente no, nonostante tutto il potenziamento che ha, mancano chainer elettrici davvero buoni. Manca un finisher elettrico davvero buono. È un PG che per ora è un 5 stelle, è forte, ma non abbastanza. Grazie quindi per avermi seguito. Noi ci vediamo per Final Fantasy Brevectus nei prossimi giorni con l'evento di Final Fantasy VI, parte 1, perché nella parte 2 avremo Kefka, con la guida all'evento e la guida a cosa comprare dal Moguri. Grazie per avermi seguito. Supportate questo gioco, ragazzi. E non intendo con adozione, intendo seguite questi video, giocateci perché è davvero bello. E noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video.